Radio Più presenta Voci di donne bibliche, lettura al femminile della Bibbia da Eva a Maria, a cura di Laura Paladino. Rebecca, la donna della sapienza del cuore. Il testo di Genesi 25 nota un particolare concreto della gravidanza di Rebecca e lo mette in luce perché ha un significato alto. I due bambini si urtano nel grembo della madre. Quel movimento che è vita è anche segno di una futura contrapposizione. Rebecca si preoccupa di quelle sensazioni e chiede luce direttamente a Dio, che le risponde spiegandole che stanno crescendo nel suo grembo i capostipiti di due nazioni che si combatteranno e il maggiore servirà il minore. La scelta di Dio, fin da adesso, cadrà sul più piccolo, sull'ultimo che diventerà il primo, su Giacobbe e sulla sua stirpe. Il testo di Genesi 25 ci informa rapidamente di un particolare che entra nella vita quotidiana delle persone. Una volta cresciuti, Edom, Esaù e Giacobbe prediligono vite diverse. Il primo è cacciatore e per questo il padre Isacco, che amava mangiare la cacciagione, lo preferiva al fratello. L'altro, il più piccolo, Giacobbe, amava la vita tranquilla e viveva sotto le tende. Rebecca lo amava, come lo amava il Signore, che le aveva rivelato già prima della nascita la preminenza del figlio minore sul maggiore. La sapienza di Rebecca riposa nella sapienza di Dio. È una sapienza del cuore e non della mente, che in modo nascosto fa penetrare il mistero e consente di capire ciò che a prima vista può sembrare irrazionale o addirittura snaturato. Giacobbe non è il primogenito, non dovrebbe ricevere la benedizione né la predilezione. Così prevedeva la legge israelitica che Isacco rispetta. Ma Rebecca, la donna, la madre, vede oltre. Ella pensa come Dio e non come gli uomini. Questo la induce ad amare ciò che Dio ama. Ed ella ama Giacobbe. Rebecca è una donna sapiente. La sua è una sapienza femminile, che penetra con intuizione nelle profondità del vero e raggiunge gli obiettivi con determinazione, se necessario con scaltrezza. Sentirà Isacco, ormai vecchio e cieco, mentre prende accordi con Esaù, perché gli prepari un buon piatto di selvaggina e possa così essere benedetto dal padre prima di morire. Correrà da Giacobbe per inviarlo al gregge a prendere due capretti che lei cucinerà per Isacco, in modo che il figlio più piccolo possa prevenire il grande e ricevere in sua vece la benedizione del padre, come Giacobbe ha già pattuito con Esaù, il giorno in cui hanno scambiato la primogenitura per un piatto di lenticchie. Rebecca troverà anche una soluzione a un problema concreto che Giacobbe prospetta, temendo per questo di essere maledetto dal padre se dovesse scoprirlo. Egli ha la pelle liscia, mentre Esaù è peloso. Ma Rebecca coprirà le braccia del figlio minore con pelli di capretti e lo vestirà coi vestiti del primogenito. Così Giacobbe si presenterà a Isacco, che lo tasterà, lo sentirà peloso e, seppure in dubbio per la voce, lo benedirà credendolo Esaù. Quando Esaù tornerà, riceverà dal padre una controbenedizione, perché l'unica benedizione che Isacco poteva impartire l'ha già data a Giacobbe. Ed Esaù, adirato, vorrebbe uccidere il fratello. Ancora una volta interviene Rebecca, la mamma, che invia Giacobbe nella terra dei due fiumi da suo fratello Labano, finché l'ira del fratello si sia placata. Anche questa è sapienza, impedire un omicidio. La Bibbia non conserva giudizi di valore sul racconto del piatto di lenticchie e nemmeno sullo stratagemma usato da Giacobbe e ideato da Rebecca per ottenere la benedizione del padre. Giudica negativamente solo Esaù, che teneva in così poca considerazione la primogenitura da rinunciarci in cambio di un pasto. E nella storia Rebecca resta la figura più significativa, quella che agisce nell'ombra ma sostanzialmente costruisce tutto il racconto, supportando con astuzia e sapienza il figlio che ama e manifestando nella sostanza la volontà di Dio che le era stata arcanamente rivelata già prima della nascita dei due figli. E se non sono capace? E se non riesco a cambiare? E se questi dubbi ti suonano familiari? Conosci quel brivido davanti all'ignoto? È la vertigine. Lasciati ispirare da Vertigini, Storie Avanti. È il nuovo podcast di Roberta Lippi realizzato da Storie Libere per Verti Assicurazioni. Seguiteci su storielibere.fm e sulle app di ascolto.